Allora, eccoci in Val di Sole al paddock della Scuderia Fontana, nonché il mio paddock. Vi presentiamo la nostra nuova Gem Square in alluminio. Praticamente, abbiamo cambiato due o tre cose. Dico abbiamo, anche se in realtà io do qualche consiglio e poi sono gli ingegneri a fare il grosso del lavoro. Nel senso che rimane lo stesso nome, entra in gamma come bici in alluminio, sostituendo quella vecchia, rimane la Carbon in gamma, che è la bici più leggera e più leggera del lotto, più raffinata. Questa è in alluminio, si apre leggermente di sterzo, il carro diventa un filino più corto, aumenta il reach, quindi è una bici un po' più cattivella, un po' più enduristica. La monto così come la dichiarano loro, quindi la dichiarano a 150, io sulle mie sospensioni, ma siamo sempre a 150 mm, chiaramente all in front and rear. Io l'ho gommata abbastanza cattivella, nel senso che abbiamo su delle gomme full downhill, dietro abbiamo la AGC, che è quella proprio discesistica, sarà 1,2-1,3 kg di gomma, davanti è la AEC, che è un mix, ma comunque mescola morbida. Perché? Perché... Ciao Bullo! Bertolini, forza Bertolini. Perché? Perché giovedì ho fatto un paio di run della downhill, quindi ho fatto la Black Snake su questa bici e l'ho fatta tutta, e Greg Minard l'ho visto prima e mi ha detto che sono andato abbastanza bene. E poi ci ho fatto anche cross country, quindi ho vinto la gara di cross country, l'Electric Snake dell'altra sera, così com'è montata. Perché? Perché secondo me sulle e-bikes una gomma cattivella aiuta, perché tutte le bici elettriche dietro chiaramente hanno un po' più di peso e quindi la gomma un po' più pesante, discesistica, aiuta. Questa, qualche modifica rispetto a prima ve l'ho detta, è in alluminio, questo lo sapete, e ha 625 Wh di batteria rispetto a quella di prima che ne aveva 378. Ora, cosa posso dirvi? Più batteria significa più autonomia a parità di modalità. Ha il Bosch nuovo. Più batteria significa anche più peso, nel senso che tante volte sentiamo l'utente lamentarsi, tra virgolette, dell'autonomia. Avere tanta autonomia vuol dire anche più peso. In effetti, per avere tanta autonomia io consiglio ancora la bici Carbon, dove con il Tech Pack si arriva a 760 Wh, fai un sacco di strada, la bici è abbastanza leggera. Questa ci permette di fare un sacco di strada così a batteria singola, la bici è super bilanciata. Essendo un filo più aperta di sterzo rispetto a quella vecchia, è più discesistica, quindi in salita sul ripido è un filo più lenta. È molto reattiva, il Bosch nuovo è un motore nuovo, quindi di nuova generazione, quindi è molto fluido ed è molto attento a quanto noi gli diamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha dei sensori per i quali quando tu gli dai del gas, lui capisce subito quanto gli stai dando e ti viene dietro. Questa è una cosa molto positiva per l'utente finale. Le altre bici montano Shimano, che secondo me è un sistema super affidabile, e questo secondo me è un gran bel motore. Ci ho fatto poca strada, però ieri, per darvi un'idea, in boost ho fatto 50 minuti di gara, sono arrivato con quasi 40% di batteria. What else? Beh, i miei componenti li conoscete, FSA wheelset, all-ins sospensioni by Andreani, monto full group Shimano, prologo come sella. Che dire, monto pedali a sgancio Science discesistici, mi piace usare la bici elettrica come una bici d'enduro, quindi guidarla tanto. La bici è una bomba, tanti ci fanno i complimenti e sono contento per questo passettino in avanti come geometrie e come batteria, perché per una gara di cross country comunque con 6,25 sto un po' più tranquillo. Però ecco, ci tengo a dire che la Carbon è ancora una bella scelta, è ancora una bici leggera, ancora più bici rispetto a questa, e che va molto bene, quindi la scelta sta un po' a voi. Cheers!